Ciao a tutti, ben ritrovati nella House of Boxing. Io sono Coach Fabian. Nel video di oggi andiamo a vedere una delle azioni più semplici, ma allo stesso tempo molto molto efficace. Oggi andiamo a vedere come tirare 1-2. Quindi partiamo subito dopo la sigla. Eccoci pronti allora per iniziare un nuovo video. Prima però voglio ringraziarvi sempre tutti quanti perché stiamo crescendo sempre molto di più e vi invito ulteriormente ad iscrivervi al canale della House of Boxing. Partiamo allora subito, così come sempre, con la teoria. Andiamo a vedere un pochino nel dettaglio la meccanica di questa piccola azione. 1-2 ragazzi, è molto semplice. Adesso andiamo a vederla da fermi, poi la andiamo a guardare un pochino in movimento, ok? Partiamo con vedere come si comportano i piedi in questa piccola azione. Piede sinistro, intanto come detto partiamo da fermi, ok? Quindi giriamo solo un pochino l'anca, uno, in modo tale da avere la spalla sinistra bella avanti, la spalla destra dietro e boom, giro. Allora, piede dietro, attenzione a non girare il piede, girare solo ed esclusivamente il piede. Se io vado a girare solo il piede, non metto forza nei colpi, noi urtiamo il nostro avversario, facciamo male al nostro avversario solo se mettiamo forza, mettiamo peso nei colpi, mi raccomando. 1-2, non andiamo solo a girare il piede che non serve a nulla, sono movimenti in più che non servono a niente e ci fa solo sprecare energia e l'energia ci serve. Quindi, 1, dietro, gamba leggermente piegata. Gamba qua, sentire il peso sulla gamba, forte, giro solo l'anca, devo solo girare l'anca, un pochino, se ci viene da girare un pochino il piede, leggermente va bene, ma non andiamo a alzare troppo il piede, a girare troppo il piede inutilmente, ok? È solo, boom, girare l'anca e poi la spalla esce da sola, non dobbiamo fare nient'altro, non bisogna pensarla questa cosa qua, deve venire fuori molto molto naturale e automatica. 1-2 è un'azione ragazzi che deve essere fatta, pam pam, rapida e veloce, in scioltezza, in velocità. Velocità assoluta, facile facile, mi raccomando. Andiamo adesso a vedere quali errori possiamo commettere se siamo principianti, chiaramente sopra. L'idea è, ragazzi, di nascondere il più possibile i colpi, di non far capire all'avversario che cosa stiamo tirando, giustamente, se no lui può contrattaccare e se sa quali colpi portiamo, per noi diventa molto molto pericoloso, ok? Andiamo a vedere quali errori possiamo commettere con le braccia. Primo, andare a allargare i gomiti, 1 e 2. I colpi vanno nascosti il più possibile, i colpi devono partire dal davanti, 1, 2, facile, veloce. Non andiamo poi, oltre che a richiamare i gomiti, a richiamare le braccia, 1, 2. Un altro errore, dobbiamo essere più puliti e composti possibile. Dobbiamo nascondere i nostri colpi il più possibile. Mi raccomando, un altro errore da evitare assolutamente è quello di partire in posizione sempre avanti. Non abbiamo spinta, non abbiamo forza nelle braccia, mi raccomando, è importante anche questo. I colpi vanno sempre portati forza sulle gambe. Spingo, uno, due. Più entriamo con le spalle, con la massima velocità, più facciamo male, ok? Quindi per tirare un 1-2 forte dobbiamo entrare dentro bene con le spalle. 1-2, rapidi e morbidi, ok? Proviamolo da fermi, fermi, mi raccomando, composti, muoversi sempre. Oh, oh! 1-2, entro bene dentro con le spalle. Non irrigidiamo le spalle, non irrigidire le spalle, altrimenti siamo molto lenti e macchinosi. Invece questa azione deve essere fluida e velocità. Non dobbiamo neanche pensarla. Pam, pam, 1-2, facile e veloce. Proviamo da fermi di nuovo. Mani lì, sempre leggermente piegate le gambe, muoversi un po'. Oh, oh! Oh, oh! Ricordate, ritmo, equilibrio, coordinazione sono le tre basi che ci servono per costruire il pugile che saremo in futuro, ok? Andiamo a farla con un piccolo passettino in avanti. Uno, quando porto il braccio sinistro vado avanti leggermente col piede sinistro. Uno, in questo punto ho le gambe leggermente divaricate, la gamba dietro ha più peso e richiamo. Due, quando richiamo attenzione a non unire i piedi, ok? Quindi da fermi, uno, due. Uno, due. Attenzione al peso, non troppo avanti, ok? Rifacciamo l'ultima volta, 1, 2. Allora, per provare questa piccola azione possiamo aiutarci con la scaletta. Mettiamo il piede sinistro al di fuori della scaletta, faccio il semispostamento, entro solo con un piede dentro, 1, 2, e fuori, passo sinistra, 1, 2, torno, 1, 2,
fuori, passo sinistra, 1, 2, fuori, passo sinistra, 1, 2. 1-2 è chiaramente un'azione che possiamo fare anche e che dobbiamo fare anche andando all'indietro. Allora, per esercitarci in questa azione, andando indietro, portiamo quel piede sinistro all'interno. Qua aumenta un pochino di difficoltà, ci vuole un pochino più di coordinazione, ma non è nulla di difficile, mi raccomando. Partiamo col piede sinistro dietro, in guardia. Adesso andiamo a fare un piccolo passetto col piede sinistro al di fuori, 1, 2. Mentre esco col piede sinistro, porto l'1, spingo, 2, vado dietro con la gamba dietro. 1, 2. 1, 2. E vado dentro. 1, 2, dietro. 1, 2. 1, 2. Molto bene, abbiamo visto così velocemente un pochino la tecnica, gli errori e come portare 1-2 da fermi. Chiaramente poi dentro il ring è tutto molto più dinamico, quindi andiamo a provare adesso a vuoto muovendoci un po' sulle gambe, ok? Stando in movimento, cosa molto molto importante, andiamo sempre a fare delle finte, non alleniamoci sempre in modo statico, fermi. Usiamo la fantasia, la creatività, andiamo a lavorare anche sul movimento di busto, sulle finte e andiamo a portare 1-2. Mani ferme davanti alla bocca, sempre saltellare, muoversi, muovere il busto, ok? E poi quando avete l'intenzione, 1-2, facile, accompagniamo sempre 1-2 con la difesa, mi raccomando, 1-2, fuori, sotto. Oh, dietro, di nuovo. Molto bene ragazzi, allora abbiamo visto un pochino la meccanica, alcune cose, alcuni dettagli a cui dobbiamo prestare attenzione. Abbiamo visto che non è nulla di difficile, non ci rimane altro che andare a provarlo al sacco. I colpi devono essere morbidi, fluidi, in scioltezza. Anche quando lavoriamo al sacco, che proviamo questa piccola azione, cerchiamo di farlo al momento, non da fermi, cerchiamo sempre di lavorare al sacco in modo tale che sia più simile al lavoro che poi si farà dentro il ring, ok? Quindi andiamo a muoverci intorno al sacco, mi raccomando sulle gambe, in equilibrio, belli agili, movimento, ok? Lavoro col jab, mi sposto, mi muovo, usate la fantasia, la creatività, e poi 1-2, quando ce l'avete, 1-2, forte, veloce, eh? Mi raccomando, velocissimi, provo, lavoro, tocco. Tocco, mi muovo, 1-2, in scioltezza, velocità, è un'azione che non bisogna pensarla questa, in velocità, 1-2, anche al sacco possiamo ricreare l'azione 1-2. Avanti, indietro, destra e sinistra, provando e facendo oscillare il sacco. L'1-2 è un'azione che è molto, molto, molto efficace se lavoriamo sul tempismo. Se abbiamo il momento giusto in cui mettere l'azione 1-2, anche se il colpo non è molto forte, possiamo davvero concludere il match, ok? Quindi è questione principalmente di tempismo, un po' in tutti i colpi, chiaramente del pugilato. Però maggiormente, pam pam, 1-2, se fatta con la tempistica giusta, può essere un'azione molto molto pericolosa. Facciamo oscillare il sacco e proviamo. Mentre va, 1-2, e dietro. Ok? E si ferma, andiamo di nuovo. Proviamo. Dietro. Davanti. Siamo arrivati alla fine anche oggi, ragazzi, di questo video. Abbiamo visto questa piccola azione che se fatta bene, soprattutto usiamo bene la tempistica, mi raccomando, 1-2 può essere un'azione facile, veloce e molto molto efficace. Un'azione che può poi aprire la strada per lavorare con altre combinazioni che poi magari vedremo in futuro in altri video. Ragazzi, vi ringrazio, vi saluto, supportate il canale, iscrivetevi. Mettete like al video se vi è piaciuto. Ci vediamo in un prossimo video. Ciao a tutti da Coach Fabian, House of Boxing Trento.